Capito? Sì. Yes. Dunque, cominciamo. Superfici e aree. Ok. Questo sarà un argomento che ci terrà occupati per parecchio tempo. Quest'anno noi parleremo molto di geometria, parleremo molto di figure piane, non di figure solide, quindi figure piane sul piano, due dimensioni. Parleremo di teorema di Pitagora, parleremo di triangoli, rettangoli, quadrati, trapezi, rombi, eccetera, eccetera. Allora, cominciamo con un po' il prendio, chiaro? Superfici e aree. Allora, si chiama superficie di una figura la parte di piano che essa occupa. Cioè, se questa lavagna è un piano, e io disegno una figura qualsiasi, qualcosa di questo genere, un parallelogramma, parlerete a chiamarlo, allora, la parte di piano occupata da questa figura è la sua superficie. Chiaro? Attenzione, perché la superficie non ha un numero, è una parte di piano, occupata. Poi, la misura della superficie, cioè quando io uso una unità di misura, dico, ma quanto vale questa superficie? La misura della superficie si chiama area. Infatti, in molti problemi troverete, determina la misura dell'area della superficie di bla bla bla. L'area, l'unità di misura dell'area è il metro quadro. Metro quadrato si indica con m con un esponente 2, metro quadrato. Un metro quadrato è uguale a 100 decimetri quadrati, 10.000 centimetri quadrati, 1 milione di millimetri quadrati. Allora, guardate, facciamo finta che questo sia un metro e facciamo finta che questo sia un metro. Questo è un metro quadrato, è un quadrato di un metro per un metro. Quanti decimetri ci sono in questo metro? Decimetri, 10. Quindi taglio il mio metro in 10 parti. E quest'altro metro lo taglio anche lui in 10 parti, quindi anche qui in decimetri. Avremo 10 decimetri, 10 decimetri. Se io faccio un reticolo, cioè traccio tutte le righe parallele, traccio 10 da questa parte e 10 così, otterrò tutti questi quadratini. Quanti saranno questi quadratini? Saranno 10 per 10, saranno 100. Ma quanto misurano questi quadratini? Misurano 10 cm per 10 cm, cioè un decimetro per un decimetro, cioè sono un decimetro quadrato. Vedete? Quindi quando voi avete a che fare con le misure lineari, nello spazio, un metro è uguale a 10 decimetri, chiaro? 100 centimetri, 1000 millimetri. Qui invece bisogna andare a 2 a 2, fratello al quadrato. Un metro quadro uguale a 100 decimetri quadrati, uguale a 10.000 centimetri quadrati, è uguale a 1 milione di millimetri quadrati. Chiaro? Due figure si dicono equivalenti se occupano la stessa superficie. Attenzione ragazzi! Queste figure, guardate, A, B, C, D, questa figura qua, A, B, C, D, e la figura E, F, G, H, sono equivalenti, perché occupano la stessa superficie, vedete, sono costituite tutte e quattro, da quattro quadratini tutti uguali. Il singolo equivalente è questo uguale con il pallino sopra, chiaro? Quindi, Alessandro, secondo te due figure equivalenti avranno la stessa superficie, giusto l'avevo detto, e avranno anche la stessa area? Sì o no? Davide? Sì, per forza. Due figure equivalenti occupano la stessa superficie, quindi hanno la stessa area. Chiaro? Attenzione, due figure si dicono congruenti quando sovrapposte coincidono punto per punto. Ariane, due figure congruenti avranno la stessa area? Sono equivalenti due figure congruenti? Non suggerisco. Sì, chiaro? Ma attenti ragazzi, due figure equivalenti saranno congruenti per forza? No! Queste sono equivalenti, ma non sono congruenti, vedete che non corrispondono punto per punto, ma hanno la stessa area, misurano, hanno la stessa superficie, quindi la misura della superficie, l'area, è la stessa. Chiaro? Non lo so, questo potrà essere 50 decimetri quadrati, se questo è equivalente a questo, la sua area, anche questo sarà 50 decimetri quadrati. Chiaro?
Quindi attenzione ragazzi, due figure equivalenti non sempre sono congruenti, ma hanno la stessa area. Due figure congruenti sono sempre equivalenti e hanno la stessa area. Claro?